Ciao a tutti, oggi prepariamo la frittata con gli agretti. In realtà questa ricetta è una scusa per parlarvi proprio degli agretti o barba di frate. Si tratta di una pianta erbacea con delle foglioline sottili e appuntite che devono essere staccate dal ramo principale prima di essere consumate. La pulizia quindi non è affatto difficile, ma è un po' noiosa. Mi raccomando, lavate bene gli agretti prima di cuocerli, perché visto che si tratta di una pianta che cresce sul terreno, spesso e volentieri hanno molti residui terrosi. Quindi lavateli più e più volte prima di cuocerli. Quanto alla cottura, potete cuocerli al vapore, lessarli non più di 5 minuti perché sono abbastanza fragili, o saltarli in padella. Questa volta io li ho semplicemente lessati e poi li ho adagiati in padella con olio extravergine di oliva. Per quanto riguarda la frittata, ho sbattuto le uova con sale, pepe, parmigiano e pecorino per dare un gusto più interessante e anche un goccino di latte. Per rendere la frittata più golosa e quindi a prova di chiunque, ho aggiunto dei dadini di formaggio. Io ho utilizzato un pecorino giovanissimo toscano che ha una bella acidità e che si sposa bene con gli agretti. Il mio suggerimento quando fate una frittata a base di verdure è di versare il composto di uova sulla verdura e poi coprire con un coperchio. In questo modo il vapore che si formerà farà in modo che la frittata si rassodi sotto a contatto con la padella, ma anche sopra. Così girarla con un coperchio vi verrà più semplice. La frittata di agretti è buonissima, provatela!